Valle di Vignola. Quindi io non posso essere d'accordo con chi dice che devi fare, devi fare, devi fare, perché come sembra che fino adesso non hai fatto niente. Quindi sì, le cose secondo me vengono fatte, il sindaco si impegna, il presidente della commissione, della seconda commissione si impegna e quindi secondo me siamo a posto. Ci sono altri interventi? Cavani. Ciao. Vabbè, Mitif, d'accordo. Vai, Paolo. Prego, prego. Io non sono un grande conoscitore della materia sanitaria in generale, che immagino che sia alquanto complessa. E tuttora adesso non si può certo dire che io la padroneggi, però ho imparato alcuni aspetti fondamentali ultimamente, direi nell'ultimo anno, proprio grazie all'opera conoscitiva intrapresa da questa amministrazione. Mi riferisco in particolare alla commissione aperta, la seconda che abbiamo avuto, direi in aprile, mi pare, quella dove venne Annichiarico, dove non nego che rimasi abbastanza stupefatto da come i manager, i medici di alto livello, diciamo che magari utilizzavano anche una terminologia molto aziendalistica, fondata sull'economia, per quello che è appunto, come giustamente scritto nell'ordine del giorno, uno dei diritti fondamentali della persona e un interesse dell'individuo. Qui ho imparato che ci sono ospedali hub, ospedali spoke, l'ospedale di Vignola è un ospedale spoke che fa capo a quello di Sassuolo che invece è un hub. E ho visto che l'ospedale di Vignola gode di una salute, non dico discreta, ma comunque stazionaria sul buono, posso dire così. In novembre abbiamo avuto un'altra commissione, anche qui ho potuto arricchire il mio piccolissimo bagaglio, in particolare per quello che riguarda la psichiatria. Ho sentito adesso che sono a breve in programma altre commissioni. Vedo che il sindaco si è battuto, si batte tuttora come un leone per mantenere l'ospedale di Vignola a livelli ottimali. Purtroppo aggiungerei un leone in gabbia, le cui maglie sono costituite dalla regione, Lacci, Lacciuoli. Spero anch'io, come ha detto il collega Sirotti, che magari queste maglie a breve si allarghino, date da un cambio di gestione, a breve, se fosse possibile. Io direi che la conduzione è più che ottima, fatta in base all'impostazione che è stata data sino adesso. Grazie. Proviamo a definire lo spirito che ha mosso questo ordine del giorno. Marco, mi rifaccio a quello che hai detto e che ho ascoltato con interesse, per l'amore di Dio. Il discorso delle commissioni, quelle del vecchio periodo, che erano non istituzionali e quelle di adesso, mantengono la loro continuità, mantengono, d'accordo? Io non vedo assolutamente una discontinuità sul piano dell'interesse delle persone e dei cittadini. Poi sono costituiti diversamente, quindi presentano degli aspetti differenziati, ma li metterei da parte in questo caso. Allora, sia allora che adesso, no, i cittadini intervengono molto abbondantemente in queste occasioni, no? E questa testimonianza ovvia, è un po' banale se vogliamo, di una preoccupazione costante, non assolutamente trascurabile mai, da parte di chi vive per la salute propria e della comunità in cui si trova. La sanità è e sarà sempre un nervo scoperto, perché coinvolge appunto coloro che devono avere la garanzia di essere curati e di godere della salute come prescrive la Costituzione. Lo spirito, mi rivolgo al capogruppo di Forza Italia, non era assolutamente
polemico, non c'era una stilla di polemica. Come al solito in quest'aula si tende sempre a vedere l'opposizione che fa opposizione e la maggioranza che fa opposizione all'opposizione, quindi non si arriva mai veramente un centimetro oltre il proprio sguardo. No, si trattava di un riportare alla ribalta, e va fatto frequentemente e senza sosta, senza timore, la volontà di rimanere agganciati ai problemi della salute locale, quindi delle strutture e delle garanzie per il cittadino, dicevo prima. E quindi non si dice minimamente che il sindaco di tutti noi, no? Non combatta o si impegni per garantire tutti i servizi sul nostro territorio. Io non lo penso mai, ma neanche, insomma, non c'è questa preoccupazione. O che questa amministrazione non si curi di portare avanti un discorso di garanzia per il cittadino, va bene? Vogliamo togliere dal ventaglio questa forzatura, va bene? Semplicemente si chiede di mantenere vivo il discorso, di tenere impegnata l'attenzione di tutta la comunità, specialmente degli organi costitutivi, no? Sulla questione sanità-salute. E l'ordine del giorno potrebbe essere appunto un veicolo che esce da qua e va a finire fuori per dimostrare che tutti i consiglieri sono preoccupati dalle istanze che pongono i temi della salute e della sanità, tutto qua. Quindi era ecumenico questo ordine del giorno, si rivolgeva a tutti senza veramente creare una differenziazione e una critica soprattutto nei confronti di coloro che sono preposti appunto all'interno dell'amministrazione a garantire quello che ho detto prima. Vogliamo fare meno opposizione all'opposizione e credere che, mi rivalgo a quello che diceva prima la Cavaliere, insomma, che chiedeva collaborazione sui temi, questa è una collaborazione sui temi, insomma. Smeraldi. Sarò breve, ma mi interessa l'opinione del collega Valmori. Tra l'altro dico che io e Enzo non abbiamo parlato di questo ordine del giorno, lui ha detto esattamente le cose che avrei detto anch'io. Aggiungo che a me non interessa chi vincerà le prossime elezioni, questo non è un discorso di partito. Tra l'altro ho fatto riferimento a due realtà, Pavullo e Mirandola, entrambe in subbuglio, diciamo così, che sono governate da giunte di colore diverso, non c'entra un accidente. Allora Enrico, se tu dici voglio stare sul pezzo, se hai detto, cioè, dopo che hai detto quello che hai detto, non hai letto quello che c'è scritto in questo ordine del giorno, perché noi chiediamo al sindaco che si attivi per ottenere ulteriori garanzie per la permanenza dell'ospedale Vignola, eccetera, eccetera. Ci sono già delle garanzie, ma come diceva Enzo, è sempre bene chiederle in continuazione. Informazioni circa il numero degli interventi, i tempi di attesa per gli stessi interventi, e il rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali che non sono rispettati come risulta dai dati forniti dal Comitato Consultivo Misto. Non credo che questo voglia dire che il sindaco non ha fatto niente o che la maggioranza non è sul pezzo. Sono tre richieste precise che non lo diceva anche addirittura Marco Sirotti, che mi dice sempre che sono aggressivo, ha detto stasera non lo sei, perché queste cose penso che le possa chiedere anche la maggioranza al sindaco, non solo l'opposizione. Altri interventi? Sì, un attimo solo, adesso io non voglio entrare nel merito dell'ordine del giorno a livello generale, però nella lista di proscrizione di Vignola Cambia ho letto anche l'ambulatorio Tao, che è l'ambulatorio che si occupa dei trattamenti anticoagulanti orali. Devo dire che purtroppo 20 giorni fa io ho avuto bisogno, non mi sembra che siano così lenti, sarà anche perché è un ambulatorio che lavora spesso in regime di urgenza, però averlo visto in questo elenco
un po' mi è dispiaciuto, perché vorrei davvero spezzare una lancia in favore di questo ambulatorio, che l'ho trovato molto veloce ed efficace, solo senza fare commenti di altra natura. Perdonami Mauro. Ci sono questi, i dati, come si è scritto in ordine del giorno, si riferiscono a ottobre, può darsi che nel frattempo sia anche migliorato. I dati di ottobre dicevano, cioè i tempi che non devono essere superati sono 7 giorni. A ottobre occorrevano 16 giorni, quindi più del doppio. Sono pochi, ma sono molti. Ma mi ci è voluto 4 giorni, al top 3. C'era anche una domenica di mezzo. Vabbè. Poi lavorano un po' in regime d'urgenza in quell'ambulatorio. Nel 2017 erano 5 luglio e 11 novembre. Poi può darsi che, visto che eri tu che eri presidente del consiglio di Milano. No. Allora, no, davvero, Mauro, mi scuso davvero, però ho avuto questa esperienza non più di 20 giorni fa e mi è davvero dispiaciuto vedere gli altri. Non lo so, mi è davvero dispiaciuto perché sono stato davvero come contento. Sono inventati, non ce l'ho con. Scusami se non voleva essere, non voleva essere una roba politica la mia. Nei dati del comitato c'è scritto che se vai a Carpi sono 6 giorni. In ottobre. A me è capitato 4 giorni. Comunque, va bene. No, era così, ho voluto dare un elemento in più, insomma, l'ho visto, gli altri non lo so, esperienza personale. Sindaco, prego. Sì, guardate, ci sono, questo ordine del giorno mi dà modo, come più volte detto, su questi ordini del giorno, che non è il primo, quindi proviamo veramente a uscire dalla polemica, però si fa veramente fatica, perché appunto anche l'articolo di Capodanno pochi giorni dopo di Paola è veramente è un contenuto altamente polemico su questa, cioè ve lo dico in maniera molto franca, ci sentiamo molto bersagliati da un'opposizione che su questi temi non ci ha mai scontato nulla, anzi ci addossa spesso e volentieri delle responsabilità che faccio fatica a sentirmi addosso, ecco. Anzi, la mia delega alla sanità data dal presidente dell'Unione Emilia Muratori, lì me la può togliere quando vuole, se ritiene che in un qualche modo non sto svolgendo il mio compito all'altezza. Guardate, rispetto al passato, quindi questo ordine del giorno non va assolutamente in linea a voler dire sotterriamo l'ascia di guerra e proviamo a lavorare insieme per un tema, come più volte vi ho chiesto. Quindi non sto facendo opposizione all'opposizione, ma in un spirito chiedervi di avere lo stesso spirito che stiamo avendo su questi temi in unione come giunta. Almeno su questi temi magari ci saremmo divisi sulla polizia municipale per lungo tempo, ma su questi temi invece non abbiamo mai avuto incertezze. E non abbiamo mai avuto incertezze, ed è nota anche una strategia di squadra importante, su cui appunto stiamo giocando a diversi livelli, dalla conferenza territoriale sociosanitaria, di cui sono membro di diritto, quindi benissimo quello che ha fatto Emilia Muratori, ovviamente anche quello arriva di concerto e avevo bisogno del suo peso politico, appunto proprio perché volevo che venisse percepita come una battaglia di territorio, perché altrimenti mi viene molto facile, essendo magari, avendo un partito politico di riferimento diverso da quello di Regione Emilia-Romagna e avendo oggi un'elezione regionale vicina, cavalcare di determinati temi, perché delle incertezze, soprattutto sui tempi d'attesa, sono abbastanza noti, soprattutto sul tema dell'azienda ospedaliera universitaria. Ed è per quello che se Sircana è stato cauto o insomma ha confermato diverse cose, sì, perché ci sono delle cose che non vanno, quindi non siamo né a difendere le varie aziende neanche quella locale. Ecco, sui anch'io ho ricevuto dal comitato consultivo misto questi dati, quindi avrei piacere, non in consiglio, non con un ordine del giorno che li cita e non li cita, perché non ci dà dei dati del Veneto, ma anche lì aprirei una parentesi, io non ho mai visto nessuno che si vuole andare a operare in Calabria, in Sicilia o in Puglia, ma ho visto tanti invece calabri, pugliesi eccetera che vengono a operarsi in Emilia Romagna, in Veneto e in Lombardia, ecco. Quindi anche lì citare così sembra quasi, sì, ci sono dei problemi da nord a sud mediamente, ma questi sono i dati che abbiamo. A nord, tra cui l'Emilia Romagna, abbiamo dei dati assolutamente positivi dal punto di vista prevalentemente chirurgico rispetto a poliambulatoriale.
In fondo a questo ordine del giorno, se ci sono degli elementi non polemici, però invece c'è un elemento in fondo assolutamente, mi viene da dire, da campagna elettorale, non so come altro poterlo definire, perché oggi andare a definire che appunto si va verso il depotenziamento, la casa della salute sostitutiva di, bene, noi ce l'abbiamo nel programma elettorale, quindi soprattutto i consiglieri di maggioranza l'abbiamo scritto nel programma elettorale, che per noi la casa della salute ci sta solo se non è sostitutiva dell'ospedale, perché ovviamente fa servizi diversi e quindi non può esserlo nella natura, ma come si scrive, si lancia una paura o si cavalca, si prova a cavalcare una paura. Mi fa molto... No, Enzo, non siamo così ingenui, dai, non facciamo sempre gli ingenui. Questo, Enzo, mi dispiace, ma l'ingenuità qua la vedo poco, soprattutto dal compagno di banco che hai, l'ingenuità non gliela riconosco. Cioè, proprio, dai, non prendiamoci in giro, dai, su queste cose qua... Ormai si è rimasti fra noi e pochi intimi, quindi veramente l'ingenuità non sta di casa in Vignola Cambia. Che non sia sostitutiva, ma lì è scritto in maniera...